Ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata delle uscite videoludiche. Oggi vedremo le uscite del mese di dicembre, che a differenza di novembre e ottobre, dove le uscite sono veramente tante, qui a dicembre abbiamo solo un mezzo foglietto di uscite, non c'è nemmeno una limited, una collector, niente. Quindi ragazzi, sarà una puntata molto veloce. Ma prima di iniziare vi volevo dire una cosa: probabilmente questa sarà l'ultima puntata con questa inquadratura. Infatti ho deciso di spostare la scrivania praticamente verso questo lato, quindi poi vedrete niente dietro praticamente, perché qui da questa parte c'è una finestra e un termosifone. Però sto io più caldo, sto più comodo, perché qui lo spazio è veramente ristretto. Magari mi giro dietro e faccio i video da dietro, così vedete la libreria, non lo so, poi decido dopo. Quindi non è nemmeno sicuro, vi avviso, magari la prossima puntata anche del TG Game sarà con una grafica destra diversa. Ma andiamo a vedere un po' cosa uscirà questo mese di dicembre per le nostre console, i nostri computer. A proposito di computer, quasi tutte le uscite sono proprio per computer, ci sono tantissimi giochi in uscita per PC. Ma cominciamo il 3 di dicembre, quando arriverà proprio la versione PC di Halo Master Chief Collection, questa collezione che contiene tutti i capitoli usciti di Halo dal primo fino al quarto. Mi pare che manchi solo il quinto. È già uscita da qualche annetto su Xbox One, io ho anche una bella limited edition, e adesso uscirà anche su PC, sia in versione fisica che in versione digitale. Sempre il 3 di dicembre uscirà su Nintendo Switch Farming Simulator 20, nuovo capitolo di questo simulatore di fattorie, che è già uscito sulle console più grandi e che adesso arriverà su Nintendo Switch sia in versione fisica che in versione digitale. E ancora il 3 di dicembre arriva su PlayStation 4, Xbox One e PC Arise e Simple Story, questo bellissimo action RPG che ricorda un po' Zelda, anche se c'ha una grafica leggermente diversa, ma comunque veramente molto bella, che arriverà solo in versione digitale su questi formati. Si spera che poi arrivi anche una versione fisica, magari da collezione di questo gioco. Sempre il 3 di dicembre arriverà il quinto episodio di Life is Strange 2, questa bellissima avventura grafica che è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, e anche il nuovo episodio, il quinto, arriverà in questi formati solo in versione digitale. Ma attenzione, perché questo è l'ultimo capitolo della saga, quindi sempre il 3 di dicembre uscirà anche l'intera saga in versione fisica su PlayStation 4, Xbox One e PC. E oltre alla versione normale, ho detto che non ci sono collector, invece c'è una collector in arrivo questo mese, ed è proprio la collector di Life is Strange che io mi sono prenotato, quindi la vedremo nella prossima puntata degli ultimi arrivi. In realtà questo pezzo l'ho aggiunto adesso perché ho seguito pomeriggio la diretta di Console Generation. Saluto tutti gli amici di Console Generation, e durante la diretta abbiamo parlato di varie cose, e uno dei ragazzi che saluto mi ha fatto notare che questo mese uscirà anche questa collector, e così io ho aggiunto questo pezzettino e sono andato anche a prenotarmi la collector che me l'avevo praticamente resettata. Invece uscirà anche questa collector. E sempre il 3 di dicembre arriverà anche la versione PlayStation 4 di Blair Witch, questo gioco horror in prima persona che è uscito in esclusiva temporale su Xbox One e che adesso arriva anche su PlayStation 4, anche qui solo in versione digitale. Anche di questo si spera che esca una versione fisica, perché il gioco è veramente molto interessante. Il giorno dopo, il 4 di dicembre, arriva un altro gioco per PC, ovvero Vampire the Masquerade Conteries of New York, un nuovo capitolo di Vampire the Masquerade, quest'altra avventura di stampo horror, però molto classica avventura grafica a punta e clicca, che arriverà su PC solo in versione digitale. E poi, sempre il 4 di dicembre, arriva
quello che dovrebbe essere il titolo più importante di questo mese, ovvero Darksiders Genesis, che arriva anticipatamente su PC e Google Stadia, quindi per primi potranno giocarci i possessori di PC e di Google Stadia. Questo praticamente è una specie di sparatutto con una grafica che ricorda molto Diablo, quarto capitolo della serie di Darksiders, e che quindi arriverà in versione digitale su PC e Google Stadia, e che poi il mese prossimo, se non sbaglio, arriverà anche in versione fisica, a febbraio arriverà in versione fisica anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, e lì ci sarà la Collector. Qui invece nella versione digitale non ci sono Collector. Poi il giorno dopo, il 5 di dicembre, arriva la versione Nintendo Switch di Alien Isolation, questo bellissimo horror ambientato nel mondo di Aliens, sulle astronavi piene di alieni, che ha avuto tanto successo su PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, e che adesso arriva anche sulla console Nintendo Switch. Ci pensavo, dicevo, ma come mai non è uscito qui? E così ci hanno accontentato, Sega ci ha accontentato, l'ha fatto uscire anche su Nintendo Switch, sia in versione fisica che in versione digitale. Poi, sempre il 5 di dicembre, altro gioco per PC è Interrogation, You Will Be Deceived, che praticamente è un simulatore di interrogatori, dove siete un poliziotto, dovete fare vari interrogatori a vari criminali o presunti criminali. E il gioco arriva solo in versione digitale su PC, probabilmente arriverà successivamente anche su console. E ancora, sempre il 5 di dicembre, sempre su PC, arriva anche Mosaic, altra avventura classica, che arriverà solo in versione digitale, per il momento solo su PC. Poi il 6 di dicembre arriva il vero titolone AAA di questo mese, ovvero Ancestors The Humankind Odyssey. Non ci sono collector per questo gioco, però arriverà sia in versione fisica che in versione digitale su PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco è stato realizzato da Patrice Desisets, penso che si legga così, è francese, il papà di Assassin's Creed, che dopo i vari capitoli di Assassin's Creed ha lasciato Ubisoft e ha fondato uno studio tutto suo, e ha realizzato questo gioco, che è praticamente ambientato agli albori dell'umanità, proprio con gli uomini scimmia, con i primi uomini che sono comparsi sulla Terra, e voi dovrete cercare di sopravvivere ai vari pericoli che ci sono, che c'erano nel mondo a quei tempi. Bastava una zanzara per morire a quei tempi. Quindi, ragazzi, il gioco sembra molto interessante, quindi tenetelo d'occhio perché è un bellissimo gioco. E a proposito di Assassin's Creed, sempre il 6 di dicembre arriverà su Nintendo Switch Assassin's Creed The Rebel Collection, sia in versione fisica che in versione digitale. È una collezione che contiene i capitoli Assassin's Creed 4 Black Flag e Assassin's Creed Rogue, quindi i capitoli più pirateschi della serie, tutte e due sulla stessa cartuccia. Quindi, ragazzi, anche qui, chi non l'ha mai giocato, fateci un pensierino, perché soprattutto Rogue è veramente molto interessante. Poi andiamo un po' più là, il 9 di dicembre arriva su PlayStation 4 e Nintendo Switch Ashen, altro action RPG che ricorda un po' Zelda, ma con una grafica un po' strana, mancano praticamente i piedi ai protagonisti, e comunque non è male anche qui come grafica. Il gioco arriverà solo in versione digitale, e anche di questo mi aspetto che esca una versione fisica in qualcuna delle varie catene che producono limited in versione fisica. Poi il 10 di dicembre, anche qui un altro gioco uscito su altre console che adesso arriva su Nintendo Switch, è Call of Juarez Gunslinger, che arriva sia in versione fisica che in versione digitale su Nintendo Switch. Questo bellissimo sparatutto in prima persona ambientato al mondo dei western, anche questo molto interessante. Se non l'avete mai giocato su PlayStation 3 o Xbox 360, prendete la versione Wii perché è veramente un bel gioco. Poi, sempre il 10 di dicembre, arriva la versione PC di Dragon Quest Builder 2, bellissimo strategico ambientato nel mondo di Dragon Quest, che arriva anche su PC in versione digitale. E rimanendo sempre su PC, escono un bel po' di giochi, infatti sempre il 10 di dicembre arriverà MechWarrior 5 Mercenaries, nuovo capitolo della serie MechWarriors, questo simulatore di mech, che arriverà su PC sia in versione fisica che in versione digitale. E ancora, sempre su PC,
il 12 di dicembre arriva Phoenix Point, un gioco strategico con, diciamo, protagonisti gli alieni, dove voi dovrete fare una strategia per cercare di sopravvivere a questi alieni e poi dovrete giocare in prima persona per uccidere gli alieni. Il gioco interessante arriverà su PC solo in versione digitale. Sempre il 12 di dicembre, sempre su PC, poi arriverà Detroit Become Human, bellissimo gioco, l'ho appena finito, ho finito uno dei vari finali proprio in questi giorni, devo dire è una grafica eccezionale su PlayStation 4 Pro e sul mio televisore 4K, ma su PC sarà anche meglio, infatti sarà con grafica 4K nativa, quindi ancora più bello, quindi chi ha un bel PC potente ve lo consiglio perché è veramente un bel gioco e arriverà solo in versione digitale. Poi il 17 di dicembre arriva su PC e PlayStation 4 Gotham, uno stranissimo gioco di azione con protagonisti praticamente degli oggetti, che ne so, c'è un cubo con i piedi, le mani, il cappello o un telefono, ognuno con ciò che quell'oggetto fa in quel momento, che ne so, se c'è un cesso praticamente tira l'acqua, o se c'è una cacca andrà a finire nel cesso, scompare, insomma un gioco molto molto strano, molto divertente, che arriverà solo in versione digitale su PlayStation 4 e PC, e probabilmente anche di questo mi aspetto che prima o poi esca una versione fisica limitata. E sempre il 17 di dicembre arriva una nuova espansione per The Sims 4, per la versione console di The Sims 4, infatti arriva The Sims 4 Vita Universitaria, già uscita su PC e che adesso arriva su PlayStation 4 e Xbox One, solo in versione digitale, nuova ambientazione universitaria di questo simulatore di vita, chiamiamolo così, sicuramente consigliato a chi già possiede The Sims 4. E a proposito di espansioni, anche il 19 di dicembre esce un'altra espansione, questa volta per Borderlands 3, che si chiama Moxie's Heist of the Handsome Jackpot e arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC solo in versione digitale. E finiamo questa carrellata di giochi in uscita per dicembre con il giorno di Natale, quando il 25 di dicembre, quando arriverà un gioco praticamente fuori di testa, sempre su PC e sempre solo in versione digitale, ovvero Priest Simulator. Dal nome si direbbe proprio un simulatore di preti, ed effettivamente è proprio questo, è un simulatore di preti, ma un po' fuori di testa. Infatti voi sì, sarete un prete, ma questo prete fa cose un po' strane, ad esempio beve e quindi poi comincia a vedere tipo le donne nude, comincia a fare cose strane, oppure quando incontra il diavolo dovrà cercarlo di uccidere, si potranno comprare anche delle armi tipo dei lanciafiamme o insomma forse sono dei lanciacquasanti o qualcosa del genere per uccidere i diavoli, farà degli esorcismi, insomma un gioco un po' fuori di testa. Hanno scelto proprio il giorno di Natale per farlo uscire, arriverà solo in versione digitale su PC. E come avete visto, pochissimi giochi, molti giochi digitali, molti per PC. Insomma, potete dedicarvi a recuperare quello che non avete recuperato nei giorni passati, ma non vi preoccupate perché ci sono sempre le limited in uscita, non vi perdete mai il TG Games Limited perché lì vi tengo aggiornati proprio sulle limited in uscita. Proprio ieri è uscito la nuova puntata che ho girato 2 secondi fa del TG Games Limited con tante tante novità. E finiamo la puntata parlando anche dei film in uscita in questo mese di dicembre. Cominciamo il 3 di dicembre, quando uscirà nei cinema italiani I Figli del Mare, che è praticamente un anime tratto da un manga, alla cui regia abbiamo Ayumu Watanabe, che praticamente racconta la storia di due ragazzini che hanno un potere speciale, riescono tipo a parlare con i pesci, quindi una specie di Aquaman sono, e allora è una storia interessante, quindi il 2 di dicembre potete trovarlo al cinema. Poi il 18 di dicembre, assolutamente imperdibile, arriva l'ultimo capitolo della saga di Star Wars, che si chiama L'ascesa di Skywalker, e che questa volta sembra molto più interessante. Dico questa volta perché gli ultimi due sì, erano belli, però non lo so, mancava qualcosina. Invece questa volta dai trailer che abbiamo visto, il film sembra molto molto interessante, finalmente con un finale come si deve, quindi ragazzi, imperdibile il 18 di dicembre.
Poi il 19 di dicembre vi consiglio Pinocchio, nuova riedizione del famoso burattino di legno, dove ci sarà di nuovo Benigni, ma questa volta non nella parte di Pinocchio ma nella parte di Geppetto, quindi ragazzi assolutamente anche questo è imperdibile. Poi il giorno di Natale, il 25 di dicembre, uscirà il secondo capitolo della nuova edizione di Jumanji, che si intitola The Next Level. Il primo è stato abbastanza divertente, un po' meno il gioco, però il film è stato abbastanza divertente e anche il secondo sembra sullo stesso livello. E infine il 31 di dicembre uscirà il film dei Playmobil, Playmobil The Movie, così come quello dei Lego uscirà anche quello dei Playmobil. E quindi ragazzi, con questo finiamo questa puntata. Ci vediamo nelle prossime settimane con le puntate del TG Games Limited, fino alla puntata, diciamo, prenatalizia, in cui vi faccio gli auguri. Solitamente ve li facevo adesso gli auguri, ma ci sono le puntate del TG Games, quindi ve la faccio lì. E ci vediamo, penso, settimana prossima con gli ultimi arrivi, con una puntata interamente dedicata alle Limited. Non ho preso nient'altro che Limited, a parte un paio di amiibo. Quindi ragazzi, ci vediamo tra qualche giorno con la nuova puntata degli ultimi arrivi. E per ora vi saluto e alla prossima ragazzi, ciao ciao! E vi voglio dire l'ultima puntata con questa inquadratura. Ma cosa cazzo, i virus nel computer? Ma ne alla miseria sti virus. Quando arriverà proprio per PC Halo Master Chief Edition, che arriva in anticipo, in versione Patrice Desisets. Cominciamo, aspettate che non mi ricordo che cacchio di film sono, con l'ultima puntata, tra qualche giorno, con la nuova puntata delle uscite.